Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Oggi parliamo di moda e di animalismo, perché la moda molte volte non tiene conto del rispetto per gli animali, però per fortuna ci sono delle nuove tendenze che invece ne tengono conto e come. E parleremo proprio di queste nuove tendenze. Ne parleremo con Patrizia Re, rappresentante della PETA per l'Italia, benvenuta. Grazie. E con Paola Benedetta Cerruti, stilista dell'Atelier Beaumont. Benvenuta. Partiamo dalla PETA. So che avete fatto molte manifestazioni di protesta, anzi, io direi di mandare proprio un video, perché una di queste manifestazioni è stata documentata, cioè le documentate tante, però questa in particolare ci introduce sul tema. Andiamo con il video. Ciao, facciamo un appello proprio ai consumatori. Come dire, hanno aperto gli occhi e già stanno facendo scelte diverse, scelte di acquisto più consapevoli, più etiche, più pacifiche, anche nel campo, non solo nel campo nel cibo, con l'alimentazione, ma anche con la moda, attraverso appunto acquistando quindi capi non di pelle che non richiedono l'utilizzo appunto di animali e quindi privi di crudeltà. Sì, non si tiene conto che gli animali sono usati in tutti i modi po possibili e immaginabili. Nella moda molte volte la gente non se ne rende neanche conto, no? Però voi fate delle manifestazioni anche provocatorie, tutto sommato, per attirare l'attenzione, no? Sommato sì, hai detto proprio bene, forse adesso un po' di più sicuramente, prima meno, la gente non era consapevole o comunque lo riteneva come dire parte del tutto, insomma. Esatto. Perché è legato un po' a livello di opinione pubblica il pensiero, insomma, della moda, dell'utilizzo degli animali, dello sfruttamento, dell'uccisione degli animali per diventare capi, diciamo, capi di abbigliamento di moda, parte un sottoprodotto, no? Famoso by-product, un sottoprodotto dell'allevamento degli animali per la carne. Quindi solitamente questa è una risposta che tuttora io vedo anche magari nei commenti viene data, io comunque mangio carne e così è, e allora utilizzo, cioè mi giustifico anche il fatto di Certo. fare determinati acquisti, forse un po' meno col discorso delle pellicce, però in generale. In realtà quello che si sta scoprendo sempre di più, grazie anche alla nostra attività, all'attività di Certo. tante associazioni appunto animaliste e attivisti, è che non sempre e non solo appunto è un sottoprodotto, è un coprodotto la pelle, le pellicce, eccetera, sono un coprodotto dell'allevamento, dell'industria dell'allevamento intensivo, perché partecipano per circa, diciamo, dal 10 al 20% del valore intrinseco del capo, dell'animale. E quindi in realtà hanno un valore appunto per chi fa questi business, Chiaro. ha un valore alto, non devono essere considerati appunto sottoprodotti, no? Certo. Quindi uno scarto che già che c'è lo utilizziamo in questo modo, no, nel Infatti, modo più assoluto. infatti. L'altra cosa forse insomma che ci sono un po' di elementi diciamo che negli ultimi anni hanno contribuito al cambiamento e comunque un po' al risveglio delle coscienze. Le tecnologie in generale, io sono di solito a favore, cioè sempre No, no, dipende da come lo si io vuole concordo con vedere, te, perché no? Il insomma, bicchiere bisogna mezzo pieno e anche il bicchiere mezzo vuoto, le però tecnologie naturalmente. aiutano anche nella ricerca, ad esempio, sugli animali, perché Assolutamente, è evidente che esatto, non c'è più perché motivo viene, di infatti. esatto, effettivamente, quindi si possono sostituire. Proprio appunto le tecnologie, quindi sia a livello di comunicazione, quindi i social media sicuramente hanno Certo. contribuito alla diffusione di determinate informazioni e di determinati messaggi,
e raggiungere persone che magari altrimenti sarebbero state difficilmente raggiungibili o più lentamente raggiungibili, e anche le tecnologie proprio più intrinseche che hanno permesso la creazione e lo sviluppo di materiali che sono alternativi alla pelle. Certo, quindi assolutamente, certo. Diciamo, questi sono elementi, oltre al fatto che la popolazione in generale, le persone sono più consapevoli, più coscienti, fanno più ricerca, si vogliono informare su quello che c'è dietro, quello che c'è dietro, si parte dall'industria, per esempio dalla carne, cosa c'è dietro al mio piatto, cosa sto mangiando, e poi successivamente è passato anche, si è passato appunto al discorso della moda. Io vedo che anche nei negozi, che so, di scarpe, sì, c'è l'idea che è di pelle, questo ti propongono, so, è di pelle, sì, e quindi ha un valore. Però se scazzi un po' quell'aspetto, ci sono molti anche venditori che dicono: io sono d'accordo con lei. Sì, perché sta ancora nascendo una coscienza. Sì, è vero, capita tuttora, capitava tanti anni fa. Io sono una di quelle persone che già da veramente piccola andava in giro a cercare alternative, quindi folle, diciamo, all'epoca era, ma ce la facevo. Però spesso mi veniva appunto detto questa cosa, sì, è pelle vera, e io pensavo tra me e me, poi lo dicevo, non sai quanto in realtà, cioè, per me non sia un valore, sia anzi un valore, il contrario, di solito uscivo, esatto, appunto dal negozio, esatto. Però è vero anche che diciamo la massa ancora, la maggior parte delle persone, per la maggior parte delle persone quello era comunque un valore. E per bisogna alcuni lo è tutto. Informare sulla sofferenza che ci sta dietro. Assolutamente, tantissima sofferenza. Allora, introduciamo anche l'altra ospite, Paola Benedetta Cerruti, che arriva da una storia di moda, con delle scelte coraggiose, no? Perché tu sei vegana, hai messo in piedi un atelier, l'atelier Beaumont, sì, in Torino, che si occupa appunto di scelte vegane, cioè di tessuti, sì, vegani. Sì, esatto. Ho aperto l'atelier 8 anni fa, ero già vegana perché sono diventata vegetariana a 17 anni, quindi anch'io molto giovane come te, e non c'erano neanche ancora tutte queste alternative. Poi la mia esperienza più importante è stata la Maison Valentino, visto che si parla di moda e di lusso, quindi proprio nel lusso pieno, perché a Roma c'era l'alta moda, quella, il fiore all'occhiello, quella seguita proprio da Valentino, quando c'era ancora signor Valentino, e quindi lì ne ho viste parecchie, ho fatto un po' le mie piccole obiezioni di coscienza. Sì, sei diventata un'obiettrice di coscienza. Un'obiettrice di coscienza, perché magari poteva capitare di dover cucire delle pellicce. E quindi ovviamente questa cosa mi faceva stare male, e devo dire che comunque la mia capa poi a un certo punto mi ha anche accettata. A volte ero obbligata comunque a cucire queste cose, però alla fine, poi riuscendo proprio a comunicare con lei, a spiegarle bene i motivi, vedevo che cercava poi di non darle a me queste, e magari anche lei risuonava anche qualcosa, perché vedevo che anche alcune mie colleghe poi mi chiedevano, e alcune poi sono diventate vegetariane. Parlavi del coccodrillo, no? Della pelle di coccodrillo. Esatto, anche il coccodrillo, perché ovviamente lavorando nell'alta moda c'è tantissimo, tanta derivazione animale, dalle piume di pavone che sono considerate, certo, super lusso. Cioè gli animali vengono usati in tutti i modi. Tutti i modi, in tutti i modi. E per esempio mi ricordo questa collezione, perché mi aveva veramente colpito, di pelle di pance di coccodrillo, era tutta bianca, tutte pance di coccodrillo, terribile. Però devo dire che da quei tempi ad oggi qualche passo si sta facendo, che magari sono piccoli, perché noi vorremmo che fossero di più, però se ci pensiamo sono veramente dei passi enormi, perché quest'anno c'è stata la prima Vegan Fashion Week, esatto, e quindi se ci pensiamo è pazzesco, perché non vuol dire che proprio questa coscienza si sta... Alcuni stilisti si stanno già rivolgendo, sì, sarà anche perché l'utenza vuole quello, ma va benissimo, sì, va benissimo. Però tu hai fatto una scelta coraggiosa, perché hai messo in piedi un atelier che poi puoi fare quello almeno che nel mio atelier posso proporre e lavorare con materiali che per fortuna, come diceva Patrizia, adesso con queste nuove tecnologie ci sono dei materiali alternativi di altissima qualità che gli stessi stilisti usano e propongono, e le persone alla fine poi si trovano bene con questi prodotti, certo, alternativi, perché sono più pratici poi alla fine.
comunque è possibile anche fare alta moda, diciamo. Vabbè, tutti gli effetti ci è stato dimostrato. E hanno anche, perché poi adesso c'è molta attenzione all'impatto ambientale, sì, comunque all'aspetto ambientale di tutto quello che facciamo, naturalmente, certo, perché siamo, io dico 7 miliardi, ma secondo me è fuori di dire 7 miliardi. Siamo anche forse di più. Over 7 miliardi, e quindi sicuramente l'impatto ambientale, come sappiamo, perché è una tematica adesso sempre più sentita, e che è arrivata, certo, è diventata, diciamo, parte dell'agenda. C'è anche quello stilista di cui mi accennavi, mi sembra inglese o americano, che ha fatto una linea, sì, tutta vegana. Sì, una prima collezione, esatto, Steven F., uno stilista appunto americano, che è stato colpito, con cui appunto Pita ha avuto chiaramente dei colloqui, degli incontri. Pita, tra l'altro, in questi ultimi anni soprattutto fa molta attività, appunto, di incontra, mm-hmm, molti designer, molte case di moda. Siamo stati, certo, anche a novembre qua in Italia, io con Dan Matthews, a visitare alcune di queste, diciamo, sì, delle principali, dove andiamo e raccontiamo quello, insomma, quello che succede, portiamo, insomma. Allora, ci sono due strade. La prima cosa, viene fatto vedere quello che in realtà succede negli allevamenti, ecco, nei posti da cui arrivano questi materiali. È sempre, perché, qualcosa che colpisce. Esatto, ma anche perché, ahimè, non sono certamente piacevoli, però queste cose, come sappiamo, succedono. Bisogna saperlo, perché spesso abbiamo riscontrato che cioè, i decision maker, cioè chi, mm-hmm, poi prende le decisioni anche sulle linee, certo, sugli aspetti creativi, eccetera, non necessariamente, lo so che l'ignoranza non dovrebbe essere giustificata, non necessariamente sanno tutto quello che succede, cioè gli arriva il materiale è, però in, certo, realtà ci sono molte, giusto, cose da scoprire, quindi quella è una parte, e poi dopo vengono presentate tutte le alternative, perché Pita si fa un po' portavoce anche di questi sì, piccoli, a volte, appunto, di questi laboratori, solo, produttori, che magari non hanno la stessa forza di, voglio dire, delle grandi case, certo, non so, tessili, piuttosto che appunto nel caso delle pellicce, e quindi si fa un po' promotore. Dobbiamo interromperci, sì, un attimo per la pubblicità. Torniamo a noi e partiamo con un video realizzato proprio dall'Atelier Beaumont. Quindi per te sarà una passione, immagino, no? Sei riuscita, sì, ad abbinare la tua passione con anche quella missione che senti verso gli animali. Sì, esattamente. Bellissimo proprio così. Questo. Quindi sì, è proprio molto stimolante. Sì, disegno proprio gli abiti, e adesso il mio team si sta ingrandendo, per fortuna. E insegni anche? Insegno anche, faccio dei corsi in atelier, quindi
questi discorsi poi alla fine vengono sempre fuori, certo. Quindi inevitabile. Quando magari facciamo la cena di classe, vogliamo andare a mangiare fuori, viene sempre fuori che sono vegetariana, e quindi poi c'è sempre qualcuno che mi chiede, e poi ho sempre dei volantini anche in atelier, proprio sulle alternative, quei volantini che aveva fatto agire ora, proprio quelli certo. Li hanno fatti molto bene. Insomma, quindi. Pita ha fatto anche una campagna in occasione del 500 anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Dicevo, si festeggia, sì, cioè si festeggia. Che era si veramente un animalista Leonardo da Vinci e Leonardo un grande. Non a caso mio figlio si chiama Leonardo. Leonardo, lo dico giustamente. Wow. Casualmente. Cosa state organizzando? Allora, abbiamo fatto per il momento una manifestazione a Milano, eravamo in forse se farla anche qui poteva essere un luogo ideale perché c'è il celebre autoritratto, sì. Questo è la nostra versione, sì, Leonardo la versione green, esatto. Però è il celebre, appunto, così sembra che sia il suo autoritratto, è qui a Torino, quindi pensavamo quasi di farla qua, poi in realtà per varie ragioni ci siamo invece fermati di nuovo a Milano, che è un po' la nostra piazza per questo certo. Genere di attività. E niente, è stata semplicemente un'attività, diciamo, corale, volta a incontrare le persone e proprio a dire, siccome c'è molta attenzione nei riguardi chiaramente di Leonardo da Vinci in genere, ma soprattutto in questo periodo, a dire, sapete però che Leonardo da Vinci era animalista, era vegetariano, ha scritto delle cose bellissime, rifiutava già di vestirsi con determinati materiali, quindi era spesso vestito, uso la parola spesso perché non so, poi magari rimarrò piuttosto, però spesso vestito di lino e insomma sì, ci sono anche il Vasari, in alcune lettere ha tramandato appunto alcuni aneddoti, tra cui mercati diciamo di Firenze, lui colpito dal fatto che chiaramente vendessero anche animali in gabbia, certo. Eccetera, liberò degli uccelli, dei volatili che comunque penso fossero per compagnia piuttosto che li liberò per portarli, insomma, per appunto, li acquistò per liberarli. Sì, quindi a tutti gli effetti, e poi lasciato anche delle riflessioni per tutti noi, perché sono delle celebri frasi celeberrime, e aveva anche, diciamo, già toccato i temi, sviluppato i temi dell'antispecismo quando come termine di per sé non esisteva ancora. Beh. E noi sappiamo che, insomma, Leonardo Vinci è il genio per eccellenza. Certo. E anche il fatto che fosse, voglio dire, che sia un po' nostro, no? Dovrebbe spingerci ancora di più a portare avanti quella che è la sua eredità Chiaro. Morale anche. Ma sai, io a volte penso che i vegani, o comunque chi ha questo tipo di sensibilità, gli antispecisti, è come se arrivassero dal futuro, perché il futuro per forza dovrà essere così. Siamo in un momento buio, ma che è già il passato in fondo. Purtroppo ci sono ancora troppi animali che soffrono, troppi. Sempre di più, perché proporzionalmente sempre di più, per assurdo. Sì. È vero, però non potrà continuare così. Non potrà continuare così, no? Perché ci distruggiamo noi, il pianeta, oltre a far del male a degli esseri senzienti. Se non sarà, credo, per scelta nostra, per volontà dell'uomo, e quindi per l'aspetto, forse sarà costretto l'uomo, dovrà prendere delle decisioni, e andrà bene lo stesso perché il fine ultimo alla fine è quello. Però sono d'accordo anch'io, e mi sono sempre sentita una persona proiettata qui, ma in realtà proveniente come da degli alieni, siamo degli alieni che dobbiamo fare le nostre cose, abbiamo esatto. La nostra missione. Questo abbiamo è vero. Ma Pita non è che si occupa solo di moda, ovviamente, si occupa di tantissime cose, ne abbiamo già parlato anche in altre trasmissioni, quindi fate anche delle investigazioni. Assolutamente, infatti molte delle attività appunto che poi sono emerse a livello di comunicazione, di campagne appunto legate per esempio anche al campo della moda, all'industria della moda, emergono da investigazioni che vengono fatte, diciamo, sotto copertura. Pita adesso ha
circa 6 milioni di membri, soci in tutto il mondo. Questo ha dato all'associazione fortunatamente un potere, una leva in più, un potere in più per andare e fare queste cose, certo, che naturalmente sono anche molto, sono rischiose e costose. Rischiose sicuramente. Sono servite e stanno servendo proprio per poter andare poi, per esempio nel caso della moda, queste grandi case di moda come Hermès, Prada, Gucci, eccetera, e dire questa cosa non può più esistere, sta succedendo... Stanno succedendo delle barbarie, delle torture, certo, perpetrate nei confronti di milioni di animali. Deve finire. Certo. Anche perché appunto le alternative ci sono e quindi portiamo infatti, le alternative. Ci sono le alternative. E poi vedere soffrire degli animali, perché molti non lo sanno quanto soffrono, ad esempio no, per ottenere l'angora, per dire, sì, ho visto sul vostro sito, sì, sono delle cose atroci. Abominevoli. Ti passa, cioè anche e volendo... Non, la gente non lo sa, io ti credo, passa la voglia di indossare... Cioè se hai qualcosa nell'armadio te ne vuoi liberare. Per forza, dire, no? Come anche le pellicce, che adesso per fortuna se ne vedono sempre di meno. E mi sembra che chi indossa una pelliccia non si senta proprio tanto a suo agio, perché speriamo, diventa il diverso della vita, no? O la diversa, cosa ne pensi? È vero. Anche se purtroppo l'industria della moda ha cercato di inserire lo stesso la pelliccia con gli inserti, che purtroppo anche lì è stata, non sono stati veramente capiti, perché sono solo un inserto, solo un... Ma io, tante persone rispondono, ma io poi lo stacco il cappuccio con il pelo, però in realtà, esatto, cioè... È stato difficile arrivare anche a far capire che anche gli inserti comunque derivano da quell'industria della morte. Certo. E anche in realtà anche a scuola, quando ho fatto la scuola di moda, cioè hanno proprio, si studia che il pelo, per essere così bello, perché sia così bello, l'animale subisce proprio uno shock elettrico, perché è una cosa atroce. È terribile. E per fortuna, come dicevi tu, ci sono i materiali sintetici. Quindi cioè, perché usare gli animali? Io appunto a 20 anni avevo, quindi sono passati parecchi anni, avevo un parka, perché andavo in c'era il periodo, insomma, negli anni, forse inizio anni 90. Dei parca, mi ricordo, e disse anche a me piaceva, perché in realtà a me piaceva la moda, e girai, non c'era ancora internet, perché proprio i primi anni, e giravo tutti i negozi entrando, chiedendo se c'era, e guardavo e ce l'ho ancora adesso, e guardavo cosa avesse all'interno, perché naturalmente il parca può una giacca invernale, quindi perché c'è il discorso anche delle piume d'oca, quindi non, doveva avere un materiale alternativo interno, e la difficoltà in più ulteriore che mi ero data è che non avesse il collo di pelliccia vero. L'avevo trovato, ci avevo messo forse due, cioè, voglio dire, nel mio caso 2 o 3 mesi, però per dire che volere è potere, no? Si trovano le alternative, le trovavo allora, non è che per forza fosse chissà chi io, cioè ci mancherebbe, e adesso maggior ragione si trova. Sì, ma c'è un'ipnosi collettiva, io credo, un umilamento collettivo, che non ti fa vedere le cose come stanno, perché se le persone vedessero come soffrono gli animali, io non credo che avrebbero, cioè tanti non avrebbero il coraggio di usarli in tutti i modi possibili. Ecco, visto che abbiamo poco tempo, cosa possiamo dire ancora di PITA? Ci sono delle manifestazioni che Allora, in programma al momento, qui in Italia naturalmente, per l'estate no, però sicuramente torneremo appunto a fare qualcosa per la Milano Fashion Week di settembre, perché insomma sono i nostri due appuntamenti, se non portiamo altre cose magari in un determinato anno specifico in Italia, facciamo comunque le attività legate appunto alla Milano Fashion Week, che si sono viste forse nelle immagini in background. A febbraio e settembre noi ci siamo. Perfetto. Invece per quanto riguarda Atelier Beaumont, avete qualcosa in programma? Allora, c'è appena stata la Torino Fashion Week, il 1° luglio, quindi ho sfilato, e quest'anno c'è stata la partecipazione di Vogue Talents. E ho potuto portare la mia collezione Tava, che il significato vuol dire proprio prendersi cura del mare, è un'espressione norvegese. Bella. E volevo proprio portare questo tema etico e far capire che è possibile essere alla moda, ma utilizzando tessuti naturali. Allora, diciamo l'Atelier Beaumont, il sito? www.atelierbeaumont.com. E invece PITA? PITA.org. Perfetto. Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io ringrazio le nostre ospiti, ringrazio Patrizia, grazie Paola, e alla prossima. Alla prossima. Un saluto a tutti voi.